Hi sai e bentornati al canale della cultura del karate insieme a Maurizio Di Stefano. Oggi voglio affrontare un tema difficile perché secondo me non c'è una risposta univoca e non c'è una soluzione vera al problema che sto per proporvi. Ovvero, quanto nei nostri allenamenti di karate possiamo essere realistici e quanto possiamo giustificare la presenza o meno di contatto fisico nel corso della nostra pratica. Le due questioni in realtà non sono necessariamente collegate tra loro, diciamo piuttosto che scorrono parallele, ma vanno affrontate secondo me entrambi. Lo farò dandovi qualche opinione personale in questa sede. Allora, cominciamo col dire una cosa: perché il problema si pone sempre con il karate? Perché lo sappiamo, il grosso del karate prevede che non ci sia contatto fisico o che tale contatto sia limitato. Questa è una modalità esecutiva che si è andata affermando via via nel tempo, per cui ci insegnano fin da quando entriamo in una palestra, in un dojo di karate per la prima volta, a controllare e tutti i maestri, anche quelli di maggior spessore, tendono sempre a dire che il controllo millimetrico sia importantissimo. È vero una cosa, è difficile controllare un colpo se tirato in velocità, tirato e fermarsi, è difficile, oppure e non andare quasi a bersaglio se non appena sfiorando, è più facile colpire. Tuttavia anche affondare un colpo su un bersaglio reale non è così semplice se non si ha la testa per farlo. Sappiamo bene che a un certo punto nella storia del karate moderno emerge una figura importantissima, Oyama Masutatsu, personaggio un po' particolare se vogliamo, perché fu un grandissimo karateka, un grande anche fondatore di scuola, ma fu soprattutto un abilissimo promoter di se stesso. Si spacciava per giapponese, era coreano, insomma, ce ne sono di storie da dire. Sicuramente Oyama però vide qualche cosa, vide la insoddisfazione nei giovani giapponesi che ancora risentivano fortemente dei postumi della sconfitta nella guerra mondiale e andavano di moda, nel frattempo cominciavano a prendere sempre più piede gli sport da combattimento, anche quelli asiatici che si andavano via via facendo conoscere in Giappone, erano tanti. E Oyama, scontento in un certo senso della pratica del karate che aveva conosciuto lui, approfondisce gli studi e crea, tra virgolette, dico crea, la sua scuola, il suo stile, il Kyokushin. Perché uso tutte queste virgolette? Perché in realtà Oyama non fa che attingere qua e là nelle posture, nell'idea del contatto, del condizionamento, nella visione, chiamiamola anche filosofica, della scuola. Attinge a quella non solo dal karate, ma anche da altre arti e in qualche modo compone un mischione ben funzionale, seguendo un percorso, se vogliamo, mentale non troppo dissimile da quello che anima il karate di Okinawa, che lo dico sempre, è un champuru. Oyama veniva anche dal Goju-ryu, che è una scuola tipica okinawense, l'aveva conosciuta nella versione giapponese, ma insomma ci sono, diciamo, diverse testimonianze, sembra, questa cosa potrebbe essere approfondita, che non avesse, non tenuto conto, ecco, cerco di dirla un po' così, anche del karate di Okinawa. Già soltanto le pratiche di condizionamento tipiche del Kyokushin ci lanciano un ponte verso forme diverse da quelle del Budo giapponese classico. E quindi possiamo ben dire che con l'avvento del Kyokushin il karate scopre una possibilità di pratica concreta, realistica, dura, a pieno contatto. Tuttavia anche il Kyokushin nel tempo si è andato evolvendo sempre di più in una direzione, per così dire, eminentemente sportiva,
E non è un male, è uno sport marziale al quale pagano debito tantissime altre scuole di sport marziali che oggi vanno per la maggiore, il Kudo, ad esempio. Il problema è, possiamo ancora parlare allora di un karate tradizionale? Beh, da un punto di vista dottrinale, mettiamolo così, sì, l'ispirazione al Budo, ai valori del Budo giapponese, insomma, ci sono tutti. L'etichetta, la divisa bianca, tutto quello che volete. Da un punto di vista invece più strettamente didattico, sicuramente si perde una gran parte del lavoro del karate tradizionale. Alcune scuole di karate full contact, io preferisco il termine giapponese Jissen, che vuol dire combattimento reale. Studiano anche la lotta, portano la lotta a terra, quindi leve, finalizzazioni, insomma, veramente arricchiscono molto il curriculum di studi ed è una cosa molto buona. Il problema rimane quando vogliamo lavorare su quello che è il cuore in teoria del karate, cioè la forma, il kata, e trasformare quel balletto bellissimo che è un kata, spesso vuoto, trasformarlo in qualcosa di pieno, con un contenuto. Qualcosa che esca dalla scatola e ci dia dei materiali di lavoro. E lì si pone un grande problema. Quanto possiamo essere realistici? Beh, lo vediamo di continuo. Nella maggior parte dei casi si continua ad attaccare in un modo artificioso, passo avanti, o Oizuki, qualcosa più illuminato ogni tanto c'è, ma siamo sempre nel campo di applicazioni, per quanto avanzate, assolutamente collaborative. Ed è giusto che sia così, secondo me. Il karate a pieno contatto va benissimo in un contesto regolamentato. Facciamo finta, non possiamo colpire il volto a pugni, non possiamo colpire giustamente i genitali. Mettiamo delle regole, mi invento un sistema di regole, sono vietate le testate, le torsioni articolari, le dita degli occhi, le strette ai colpi ai genitali. È vietata la pressione di punti dolorosi, per il resto puoi fare un po' quello che vuoi, già è un regolamento. Tuttavia, la pratica del Bunkai prevede, il più delle volte, quando il Bunkai è applicato bene, quindi passiamo allo sviluppo tramite il Kaisetsu Oyo Bunkai, prevede proprio colpi, che non è il classico occhi, gola, genitali che tanto viene deriso anche online, no, sono spesso punti di pressione, torsioni dolorose. Principi di rottura, quindi portare ad esempio un'articolazione, no? In diciamo iper, ad esempio estensione da lì dove non può andare, ecco, fino a provocare a un certo punto del dolore che in qualche modo sia un campanello d'allarme. In un contesto, per così dire, non controllato, come può essere una competizione sportiva nella quale c'è una regola, ma non c'è il controllo, non so se mi spiego, ovvero tiri perché devi tirare, perché devi mandare a KO. Andare a torci di colpo un dito, rischi che non riesci a controllare questa cosa e spacchi il dito. Andare a colpire, ad esempio, lo vediamo nell'MMA, dove ultimamente mi sembra di aver capito che si stia discutendo se levare o no certe tecniche che hanno provocato gravi danni alle gambe degli atleti. Ecco, molti Bunkai hanno ad esempio dei kansetsugeri, quindi dei calci tirati alle articolazioni che ovviamente se non li controlli, insomma, rischi di mandare all'ospedale il compagno d'allenamento. Ieri pomeriggio, ieri sera, con i miei allievi, giocavamo, facevamo pratica di combattimento, senza protezioni ovviamente, facevamo dei drill, diciamo, parzialmente liberi e ci siamo colpiti. Ecco, anche a me è arrivato un colpo qui, vedete. Mi sono relativamente, diciamo, fatto male. Un pugno senza guantino tirato in viso. Io ho parato male, me lo sono preso in pieno. Normale, siamo andati avanti perché è così, siamo consapevoli di quello che facciamo. I colpi sul corpo, sulle gambe, li tiravamo. Erano dei drill, per così dire, a carattere però regolamentato. Quindi avevamo stabilito chi attacca, tira, mawashi gedan. Kagezuki, chi riceve, ad esempio, para di tibia, para ed entra di urezuki.
Ecco, questo era uno. Però tirati in velocità, in potenza e in affondo. I colpi non erano controllati. È un semi-regolamentare e semi-controllare, perché naturalmente il rischio, ripeto, c'è. Però non potevamo praticare tecniche vere di bunkai, perché avremmo dovuto passare ad una pratica, diciamo, quella che viene definita, ad esempio, il tegumi. Insomma, sarebbe stato in un contesto di quel genere, dove siamo andati avanti per buona parte della serata a menarci, eravamo carichi di adrenalina, chi lo sa cosa poteva accadere. Quindi vorrei che ragionassimo un po' su questo. Io per oggi mi fermo, lascio a voi la parola nei commenti, vi invito ovviamente a mettere like, a condividere, a commentare senza litigare, a darmi delle idee, così torneremo su questo argomento e vediamo un po' se riusciamo insieme a trovare qualche soluzione che concili il realismo con l'assenza di rischi nella pratica del karate. Ciao a tutti e buona pratica!